Ciao amici del canale Unimog Italy, grazie per guardare i miei video e vi ricordo sempre di iscrivervi che è utile per sostenere il canale. Oggi siamo di nuovo dal meccanico perché ho constatato un comportamento strano del cambio. Quando sono in discesa con una marcia bassa e uso quindi il freno motore per fare una discesa piuttosto ripida, il cambio è come se si sganciasse, emette un rumore di ingranaggi molto acuto, come quando si inseriscono delle ridotte molto corte, e perde di trazione, quasi come se si premesse la frizione. Quindi non rallenta più il veicolo, che inizia a scendere più velocemente, nonostante io non tocchi nulla e lasci inserita una marcia bassa. Oltre a questo, nel momento in cui è stato effettuato il cambio olio al cambio, quando abbiamo aperto il dado del ripartitore, oltre all'olio è caduto giù anche un cilindretto di un cuscinetto. Questo è il momento esatto. Cos'è? Porca puttana, porca! Quindi vuol dire che c'è un cuscinetto usurato che si è quasi rotto. Adesso andiamo ad aprire il ripartitore in modo da sostituire questo cuscinetto e vedere se questo è anche la causa dei problemi riscontrati in discesa utilizzando il freno motore.
Esame del cambio terminato, abbiamo aperto due sportelli, quello del ripartitore da dove era uscito fuori il rullo del cuscinetto e quello sotto il cambio, però da entrambi non abbiamo trovato né altro materiale né la presenza di ingranaggi rovinati o cuscinetti rovinati o cose del genere, quindi abbiamo esaminato il tutto e richiuso sigillando con una pasta che evita il trasudare dell'olio sotto la macchina. Mentre smontavamo abbiamo scoperto anche che c'è un ingrassatore per la leva del blocco dei differenziali del 4x4, quindi abbiamo ingrassato anche la leva per bene e abbiamo aggiunto dell'olio ATF, quello dei cambi automatici, che va messo nell'imboccatura dove la leva entra nel differenziale per bloccare il differenziale. Va solo messo sopra per lubrificare, non ci sono bulloni da svitare. Il cambio sembra quindi essere a posto così, comunque lo terrò sotto controllo. Per questo video è tutto, alla prossima, ciao ragazzi! Thank you.